Ilia, quante differenze hai trovato? Ma è un po' difficile. È difficile? Vuoi che facciamo qualcosa di più facile? Ma no, possiamo provare sempre a fare questo. Ma scusa, tu della stima mistica cosa risolvi? Beh, di solito faccio questi. Sì? E poi certe volte, ma sono abbastanza difficili i rebus certe volte. I rebus sono difficili? Sì. Invece mi piace di più quella quando il corvo parla. Con il corvo, benissimo. Sì. Allora sei fortunato, perché questa settimana non c'è il corvo parlante. Ah. E allora faremo un rebus, così impariamo qualcosa di nuovo, se ti va. Ok. Ok, a pagina 3. A pagina 3 ci sono dei rebus. Allora. Sì, comincia dall'inizio. Sì. Ecco, se ti va, facciamo... Guarda, eravamo lì. Facciamo uno di questi due rebus. Ah, ti va? Ok. Allora, vediamo, facciamo questo qui. Questo qui, okay. Con questi operai, sì, che sorridono qui. E hanno un arnese in mano. Sì, che allora, lo stura gabinetto, mi sembra. Sì, 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 bravo. Allora, quegli operai si chiamano P.O. Sì. Quello, il lavandino si chiama A. Sì. E poi c'è uno col... naso chiuso, sì. Sì, più che chiuso se lo tappa, mi sembra. Sì. E il naso si chiama L e lui si chiama E. Sì. Allora, vediamo un po'. Come hai detto che si chiama quella cosa che hanno in mano? Stura gabinetto. Stura qualcosa. Sì, e quindi stura. Loro che cosa fanno? Il verbo? Postura. Bravo. Sì. Bravo. Questo non me l'aspettavo. Perché cosa fanno? Il verbo? Sturare. Sì, e quindi sturan. Sì, sturan. Allora prova a scrivere sopra in alto. Qua? Sì, più su così si vede bene. P-O. O. Stura. Sturan, no? Come sturano. Sì. Sarebbe sturano, ma... Sturan. Ecco, sturan cosa sturano? Il lavandino. Il lavandino che si chiama con la lettera... A. A, ok. Scrivi pure A. A. Po sturan a, segui, no? Sì, sì. Po sturan a. E poi lui è, cosa fa? Il naso se lo tappa. Tappa. E si dice anche invece che tapparsi il naso, tu sempre quello te. Tu. Non sai il verbo. No. Invece che tappare Turare, non l'hai mai sentito? No. E benissimo, così impariamo un verbo nuovo. Okay. E quindi lui cosa fa? Il verbo? Turare. Turare, coniuga pure lui? Tura. Tura, è la scrittura. Tura. Tura. Tura che cosa tura? L. L. Chi? E. E. Ecco, cioè E tura L. Sì. No? E così hai imparato il verbo turare, vuol dire tappare, si usa con le bottiglie, no? Turare, turacciolo, no? Ok. E quell'altro l'hai trovato benissimo, mi hai sorpreso, infatti l'hai fatto prima di me, sturare. Sì. Allora prova a leggere 7 lettere e 8 lettere, la prima parola l'avevi già detta. Allora, postura. Postura. E naturale. Naturale, vedi che l'hai risolto il rebus. Mi hai detto che non sapevi risolverlo, invece mi sembra che sei partito proprio da grande. Ilia. Sì. Cosa ti sembra? Ma meglio fare le differenze o va bene anche questo? Va bene anche questo. Va bene anche questo, ok, va bene. Guarda, ci sono altri giochi, adesso andiamo avanti ancora un po', dopo giochiamo qualcos'altro, va bene? Sì. Sì? Ah, sei interessato proprio, va bene. Boh, ti lascio allora il tuo gioco. Ciao. Ciao. Ciao.